la scuola dell'acqua di Emilia Ambiente. Io mi chiamo Ilaria e mi occupo da 6 anni di questo progetto che vuole fornire agli studenti, a tutti gli studenti, perché partiamo dai piccolini della scuola primaria fino ai grandi, che sareste voi, delle conoscenze e delle esperienze sui temi della risorsa acqua e del servizio idrico integrato. Oggi vi proporrò quella che noi chiamiamo una lezione interattiva. E quando la facciamo nelle scuole, quando possiamo farla nella scuola, è davvero così, perché io e i colleghi che sono con me facciamo un sacco di domande e si va avanti con un botta e risposta. La conversazione si sviluppa proprio come una chiacchierata. Ora questo non è possibile, ovviamente, però io vi invito comunque a non addormentarvi e io cercherò di fare la mia, e a rispondere alle mie sollecitazioni e a provare proprio a rispondere alle mie domande, ragionando ad alta voce, proprio come se foste davanti a me. Adesso cominciamo. Ok, allora se siete pronti diamo un'occhiata alla prima slide per capire di cosa parliamo oggi. La nostra lezione interattiva si chiama Acqua, bene comune. Chi, cosa, come e perché? Però prima di iniziare vorrei fare un passo indietro perché vorrei chiedere a ognuno di voi se sa chi è Emilia Ambiente. Che cosa fa Emilia Ambiente? Ve l'avevo detto, ci saranno un sacco di domande. Si chiama lezione interattiva per questo. Allora, se questo nome proprio non vi dice nulla, vi dirò io che Emilia Ambiente è il gestore del servizio idrico integrato di 11 comuni della provincia di Parma. Secondo voi, che cosa intendo quando parlo di servizio idrico integrato? Ora, non vi darò subito una definizione precisa, ma ve lo dirò in un modo molto semplificato, chiaro, sintetico. Noi di Emilia Ambiente portiamo l'acqua nelle case della gente e ci occupiamo dell'acqua che è stata utilizzata da questa gente e che esce dalle case di questa gente. Di quale gente? Lo vediamo in questa cartina, che riproduce gli 11 comuni il cui servizio idrico integrato è gestito da Emilia Ambiente, quindi sono gli 11 comuni serviti da Emilia Ambiente. Vedete che c'è Selso Maggiore Terme, c'è Fidenza, c'è Busseto, c'è Polesine Zibello, c'è Roccabianca, c'è Sorania, San Secondo Parmense, Fontanellato, Sista Tre Casali, Torrile e Colorno. Sono 11 comuni per un totale di circa 100.000 abitanti serviti da Emilia Ambiente nella provincia di Parma. Adesso però iniziamo col gioco pesante, cioè iniziamo con la vera prima domanda che vi faccio. È una domanda facile, o forse no? Ed è questa. Quanto costa l'acqua del rubinetto? Provate a riflettere. Magari vi è capitata sotto gli occhi una bolletta dei vostri genitori, una fattura del servizio idrico, oppure con i vostri insegnanti. Avete magari già parlato del servizio idrico integrato e siete andati a cercare anche la fattura per capire come funzionava e quindi sapete anche indicativamente che un litro d'acqua, si usa questa misura secondo voi, costa quanto? Oppure magari avete semplicemente sentito parlare i vostri genitori e si diceva costa tanto, costa troppo, costa poco, costa il giusto. Di solito quando io faccio questa domanda nelle classi, i ragazzi rimangono abbastanza, hanno difficoltà a dare una risposta, però su una cosa sono quasi sempre tutti d'accordo, cioè che l'acqua ha un costo, l'acqua del rubinetto si paga, ha un suo costo, giusto? No, non è giusto, è sbagliato, perché l'acqua è un bene di tutti e come tale è assolutamente gratuita. A questo punto però si pone un'altra domanda: se l'acqua è un bene gratuito, perché allora si paga la bolletta dell'acqua? Provate a immaginarvi la risposta a questa domanda. Ve lo dico io: si paga la bolletta dell'acqua perché si paga il servizio, cioè quell'insieme di attività necessarie per raccoglierla dalle profondità della terra, renderla potabile, cioè utilizzabile dall'uomo, distribuirla, portarla nelle case, nelle aziende e prepararla una volta che è stata utilizzata a essere riammessa in natura senza creare nessun danno all'ambiente. Ecco, vi ricordate prima che vi ho detto che Emilia Ambiente è il gestore del servizio idrico integrato
di 11 comuni del Parmense. Questa è esattamente la definizione precisa del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato è l'insieme di attività necessarie per raccogliere l'acqua dalle profondità della terra, renderla potabile, distribuirla, cioè portarla fino a noi che siamo i suoi utilizzatori, e una volta che è stata utilizzata, poterla riammettere in natura senza che crei danni all'ambiente. Ora guardiamo passo dopo passo tutte le tappe di questo ciclo che è il servizio idrico integrato. Si parte, come vi dicevo prima, dalle profondità della terra con la captazione. Il termine captazione deriva dal verbo captare, che arriva dal latino e che significa catturare, intercettare. Se lo riferiamo all'acqua, indica l'azione di prelievo delle acque dell'ambiente per il consumo umano, che può essere domestico o industriale. La captazione può avvenire in diversi modi, può avvenire in superficie, cioè attraverso il prelievo di acque dai fiumi, dai corsi d'acqua, oppure in profondità, cioè attraverso il prelievo delle acque di falda che raggiungiamo attraverso i pozzi. E questo è proprio il caso dell'acqua gestita dal Medioambiente. Che cos'è un pozzo? Qui nella slide vedete un'immagine. È un tubo che viene inserito nel terreno fino a profondità variabili. Nel nostro caso si tratta di una profondità che spazia dai 30 ai 100 metri. Questo tubo è dotato di diversi filtri in corrispondenza dei vari livelli a cui si trovano le falde acquifere ed è dotato di una pompa che viene chiamata pompa sommersa che aspira l'acqua rilanciandola in superficie. Nel dettaglio, i pozzi che vengono gestiti da Emiliambiente sono 17 e tutti gli anni estraggono complessivamente circa 13 milioni di metri cubo d'acqua. Questa viene distribuita a quei circa 100.000 cittadini di cui si parlava prima. La seconda fase dopo la captazione è la disinfezione. Infatti l'acqua che viene captata dai campi pozzi di Emiliambiente viene disinfettata prima di essere immessa nella rete di distribuzione. E questo processo viene svolto con due composti, che sono il biossido di cloro e l'ipoclorito di sodio, che hanno la caratteristica di non alterare le caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua, ma solo quelle organolettiche. In altre parole, lasciano qualche traccia solo nell'odore e nel sapore dell'acqua. Però questi due composti hanno anche un'altra caratteristica che ci aiuta da questo punto di vista, perché sono composti molto volatili e fotosensibili. Quindi questo significa che se noi riempiamo una brocca di acqua del rubinetto e la lasciamo una mezz'ora aperta, appoggiata sul tavolo della cucina, sia l'odore che il sapore dell'acqua dovrebbe sensibilmente diminuire. A questo punto, quando io mi trovo nelle classi, apro di solito una parentesi e chiedo a tutti i ragazzi, come si comportano loro rispetto all'abitudine di bere l'acqua del rubinetto. Cioè chiedo molto semplicemente, chi è che di voi beve acqua del rubinetto, alzi la mano. Devo dire che negli anni le mani alzate sono aumentate, però c'è sempre qualcuno comunque invece che questa cosa non la fa, la cui famiglia o comunque l'abitudine di casa è quella di comprare l'acqua minerale. Allora di solito chiedo proprio a questi ragazzi il perché scelgono l'acqua minerale. Ecco, molti di loro rispondono che l'acqua minerale è più sicura. E a questo punto io di solito cerco di far capire loro che non è proprio così, nel senso che ogni anno Emiliambiente svolge complessivamente più di 290 controlli sulla propria acqua di rete, registrando, cioè controllando 7.714 parametri, sia prima che dopo la fase di disinfezione dell'acqua, cioè sia subito al pozzo di captazione, sia dopo che sono state rilasciate nell'acqua le due sostanze che vi dicevo prima. A questi controlli, che sono i controlli del gestore, si aggiungono poi le analisi che vengono svolte dall'azienda USL e da ARPA Emilia Romagna. Queste analisi, tra l'altro, sono sempre disponibile e consultabile sul sito di Emiliambiente. Ecco, se voi avete in casa una bottiglietta di acqua minerale,
Verificate voi stessi che sulla etichetta di quest'acqua molto probabilmente, anzi sicuramente c'è a un certo punto una dicitura che dice analisi svolte nel laboratorio dell'università XY il 3 marzo del, ecco, vi invito a guardare l'anno in cui sono state svolte le analisi dell'acqua. Nel senso che sarà molto facile che non sia una data particolarmente recente. Mentre vi ho appena detto che tra i controlli di Emiliambiente, di ASL e di ARPA, circa una volta al giorno un punto della rete viene controllato per quel che riguarda l'acqua del rubinetto. Inoltre considerate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è un problema il fatto che l'acqua venga conservata per lunghi periodi in una bottiglia di plastica. Voi immaginate che queste bottiglie di plastica escono dalla fabbrica, vengono stoccate in grandi magazzini, da questi magazzini arrivano in altri grandi magazzini che sono quelli della grande distribuzione, poi rimangono nei locali della grande distribuzione, quindi arrivano nelle nostre case. In tutto questo passaggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha acceso l'attenzione sul fatto che probabilmente delle microplastiche in un qualche modo vanno a finire nell'acqua. Quindi ecco, non mi sbilancio a dire che è più sicura l'acqua del rubinetto rispetto a quella dell'acqua minerale, ma sicuramente lo è altrettanto, perché è controllatissima. Oltre a questo si aggiungono delle altre riflessioni, ad esempio quella sui nostri comportamenti, nel senso che e sull'influsso che hanno i nostri comportamenti sulla sostenibilità, sul pianeta. Adesso ultimamente, grazie al cielo, qualcosa si sta muovendo e siamo tutti un po' più consapevoli, però sappiate che più o meno in Italia, questi forse non sono dati recentissimi, ma ogni anno vengono impiegate 350.000 tonnellate di PET, cioè 665 di petrolio, emettendo 910.000 tonnellate di CO2 per realizzare le bottiglie di plastica dell'acqua che non beviamo. Senza contare, tra l'altro, che poi circa il 20%, diciamo, di queste bottiglie viaggia sui treni, tutto il resto, l'80%, viaggia sulla strada, quindi immaginate l'inquinamento che può provocare. Ultimo aspetto, bere l'acqua del rubinetto non è soltanto un'azione sicura, ecologica, ma è anche un'azione economica, perché se facciamo un paragone tra le 6 bottiglie della cesta che si compra al supermercato, quindi proprio la confezione da 6 bottiglie da 1 litro del supermercato, quella costa 2,40 euro, la stessa quantità d'acqua presa dal rubinetto costa meno di 1 centesimo. Quindi insomma, spero di avervi convinto, ecco, o se non altro di avervi messo la pulce nell'orecchio sul fatto che forse vale la pena acquisire questo tipo di abitudine. A questo punto l'acqua che è stata captata attraverso i pozzi e poi disinfettata è pronta per arrivare nelle nostre case, nelle aziende. Questo passaggio, cioè il modo in cui l'acqua viene trasportata fino a noi che la utilizziamo, è in realtà fatto di due diverse fasi. La prima è l'adduzione e poi è la distribuzione. Sempre di tubi si tratta, ovvero dai pozzi l'acqua attraverso la rete di adduzione comincia a circolare nel territorio. Questi tubi dovete immaginarli come tubi di grandissime dimensioni e sono rappresentati nella cartina che vedete da questa linea rossa che adesso sto passando con il cursore. Vedete? Come vedete, la rete di adduzione del territorio gestito da Emiliambiente è una sorta di grande anello e sono tubi grandissimi che partono dalle centrali di captazione, vedete sono questi triangolini rossi, e questo grande anello di tubi di grande dimensione percorre praticamente tutto il territorio servito dall'azienda. C'è anche un ramo che va a finire qua, siamo a Colorno, Torrile, eccetera. Quindi la linea rossa è la rete di adduzione. Dopodiché, però, voi vedete che ci sono anche una serie di righe blu che sono in corrispondenza dei singoli comuni. Adesso vi faccio vedere un po' meglio. Ecco, qui ad esempio siamo a Fidenza, qui siamo a Soragna, qui siamo a San Secondo,
Qui siamo a Colorno, Torrile, eccetera. Queste linee azzurre che voi vedete sono la rete di distribuzione, cioè dalla rete di adduzione, che sono questi grandi tubi che percorrono come un anello circolare tutta la provincia, partono una serie di reti che sono le reti dei singoli comuni con tubature minori che arrivano poi fino proprio alle nostre case, ok? Adesso vediamo nel dettaglio prima l'adduzione e poi la distribuzione. Abbiamo detto che l'acqua che è stata captata dalla falda viene pompata lungo le condotte e le tubazioni che attraverso prima la rete di adduzione e poi la rete di distribuzione arrivano fino a noi che siamo i suoi utilizzatori. Però in realtà non è proprio così perché una parte di quest'acqua captata dalla falda non viene immessa immediatamente nella rete di adduzione e nelle reti di distribuzione, ma viene immagazzinata attraverso i serbatoi pensili e attraverso le vasche di stoccaggio. La mia domanda a questo punto è perché? Provate a immaginare. Le risposte in realtà sono due. La prima ha a che fare con le situazioni di emergenza. Nel senso che quando si verifica un guasto sulla rete di adduzione o su una rete di distribuzione di un comune, i tecnici di Emilia Ambiente, grazie al sistema di telecontrollo di cui parleremo più tardi, sono immediatamente allertati e si recano immediatamente sul posto per rimediare al guasto. Però queste operazioni hanno bisogno di un periodo di tempo, che può essere di un'ora, di alcune ore o di mezza giornata addirittura. In questo periodo, se noi non avessimo messo da parte dell'acqua in condizioni di normalità, non potremmo garantire ai cittadini che abitano nelle vicinanze del guasto un minimo flusso di servizio. Quindi magari quello che succederà in queste occasioni è che nel periodo in cui i tecnici stanno lavorando a un guasto, voi aprirete il rubinetto e non uscirà il solito getto d'acqua che conoscete come la normalità, ma magari scenderà un filo d'acqua. È qualche cosa che però riusciamo a garantire perché abbiamo messo da parte acqua in condizioni di normalità. A questa funzione, però, che si chiama di riserva, si aggiunge anche una funzione che queste due strutture svolgono tutti i giorni, che è quella di compenso giornaliero. Immaginate una cosa, anzi vi faccio una domanda. La stessa popolazione, quindi diciamo il comune di Fidenza, richiede a Emilia Ambiente la stessa quantità d'acqua alle 7 del mattino e alle 2 di notte? Cioè la quantità d'acqua che noi cittadini, aziende consumiamo è la stessa alle 2 di notte o alle 7 del mattino? No, ovviamente non è così, perché alle 7 del mattino, quando tutti si alzano, vanno in bagno, le aziende cominciano a essere operative, la quantità d'acqua che viene richiesta sarà molto maggiore rispetto a quella che viene richiesta alle 2 di notte, quando presumibilmente gran parte di noi si trova a letto. Allora, cosa succede in queste due strutture, nei serbatoi pensili e nelle vasche di stoccaggio? Succede che alle 2 di notte queste strutture si riempiono dell'acqua che non viene richiesta dalle reti, dagli utilizzatori, dai cittadini. Alle 7 del mattino i cittadini possono contare quindi sull'acqua che viene captata dai campi pozzi, ma anche sull'acqua che è stata immagazzinata nelle ore notturne, quando la richiesta non era così ampia. E questo è quello che si chiama. Questa è quella che si chiama la funzione di compenso giornaliero, cioè nelle ore di minor consumo, le famose 2 di notte, i serbatoi pensili e le vasche di stoccaggio accumuleranno la quantità di acqua captata dai pozzi che eccede la richiesta della rete e questa quantità la rilasceranno nelle ore di maggiore consumo. Vi raccontavo prima della situazione di un guasto in cui i tecnici sono allertati del fatto che appunto c'è un guasto sulla rete di adduzione e di distribuzione dal sistema di telecontrollo. Che cos'è questo sistema di telecontrollo? È un insieme di sensori
che sono stati posizionati lungo la rete di adduzione, di distribuzione e nei vari impianti e nelle strutture gestite dai Miniambiente e che sono in grado di trasmettere in tempo reale i dati sul funzionamento degli impianti alla centrale operativa di Miniambiente, dove si trova questo grande schermo che vedete in questa immagine. Questo sistema di telecontrollo, che negli anni è stato implementato fino a coprire la quasi totalità della rete, come dicevo prima, consente ai tecnici di monitorare la situazione anche a distanza e soprattutto di essere allertati riguardo ad eventuali problemi a qualunque ora del giorno o della notte, come appunto vi raccontavo prima. A questo punto l'acqua, dopo essere stata captata, disinfettata e distribuita attraverso prima la rete d'adduzione e poi le reti di distribuzione dei singoli comuni, arriva nelle case e nelle aziende. E qui viene utilizzata. Allora, prima di procedere e di scoprire che cosa succede dopo il nostro utilizzo, vi volevo dare qualche indicazione che probabilmente saprete già. Perché ormai fortunatamente questo tipo di educazione contro lo spreco idrico si svolge già a partire dalle prime classi delle scuole primarie. Non è abbastanza però, perché secondo un rapporto ormai vecchiotto, ma secondo me non è cambiato molto, sono circa 200 litri d'acqua ogni giorno in media, quindi sapete bene cosa significa in media, però in media ognuno di noi consuma tutti i giorni 200 litri d'acqua al giorno. Allora, qui nella slide vedete tre situazioni in cui ci possono essere delle scelte che possono ridurre o aumentare lo spreco d'acqua. Ad esempio, quando siamo in bagno, è chiaro che ormai quasi tutti i WC moderni hanno due tasti, uno più grande e uno più piccolo. E forse per la pipì non è necessario schiacciare il tasto grosso, perché ogni tasto corrisponde a una quantità d'acqua che viene utilizzata per scaricare. Seconda immagine è quella dei denti, è famosissima questa situazione ed è questo consiglio, mentre ci si spazzola i denti, il rubinetto va chiuso, così come quando si fa la doccia, mentre ci si insapona, il rubinetto va chiuso. Infine, la doccia, appunto, dicevamo. Stessa situazione di prima, come ho già detto, ma anche il consiglio di privilegiare la doccia rispetto al bagno, perché la doccia rispetto alla vasca ha lo stesso obiettivo e raggiunge lo stesso risultato, ma utilizzando molta, molta meno acqua. Sono tre piccoli momenti della nostra quotidianità che però fanno veramente la differenza se ci moltiplichiamo per quanti siamo. A questo punto, cosa succede dopo il nostro utilizzo dell'acqua, dopo che abbiamo usato l'acqua che è arrivata dalla rete? La prima cosa che succede è che questa viene raccolta nelle fognature. Da qui poi farà un percorso che la porterà a tornare nei corpi idrici superficiali, cioè nei canali, nei fiumi, nei laghi, nei mari, negli oceani, eccetera, eccetera, per rientrare in quello che noi chiamiamo il ciclo idrogeologico e che credo che voi conosciate bene. Però vi pongo questa domanda: provate a immaginare cosa succederebbe se l'acqua, esattamente come l'abbiamo utilizzata, fosse reimmessa nel ciclo idrologico naturale, senza nessun tipo di trattamento. Cioè, ricapitolando dall'inizio, l'acqua viene captata, disinfettata, distribuita, arriva nelle nostre case e nelle industrie, viene utilizzata e così com'è, immaginiamo, viene reimmessa, quindi dalla fabbrica l'acqua esce nel canale, il canale va a finire nel fiume, il fiume va a finire nel mare, eccetera, eccetera. Che cosa succederebbe? Succederebbe un vero e proprio disastro. Questo è il ciclo idrogeologico che vi nominavo prima. Succederebbe un disastro perché l'acqua che è carica di inquinanti dopo l'utilizzo umano e le acque, una volta che sono state utilizzate, vengono chiamate le acque reflue. L'acqua, quindi, stavo dicendo, utilizzata dall'uomo e carica di inquinanti, verrebbe liberata appunto, diciamo, nelle fogne, dalle fogne nei canali, dai canali nei fiumi, per scorrimento andrebbe a finire fino al mare,
Per evaporazione dai corpi idrici superficiali si formerebbero nubi, sempre cariche di inquinanti. Per precipitazione queste nuvole si trasformerebbero in pioggia, sempre carica di inquinanti. Di nuovo ripercorrerebbe lo stesso percorso, ma soprattutto per infiltrazione l'acqua carica di inquinanti andrebbe a finire fino alle falde acquifere da cui noi captiamo l'acqua da portare in rete. Quindi alla lunga, se non ci fosse nessun sistema in grado di eliminare le sostanze inquinanti che vengono inserite nelle acque per il nostro utilizzo, si inquinerebbe e verrebbe compromesso l'intero ciclo idrogeologico e quindi anche la nostra capacità di trovare acqua pulita. Sarebbe un vero e proprio disastro. Per questo la legge italiana stabilisce che le acque utilizzate dall'uomo, come vi ho detto, si chiamano acque reflue, debbano essere depurate prima di essere reimmesse in natura. Ora vediamo come si fa. Stiamo quindi parlando della depurazione, che è l'ultimo passaggio, l'ultima tappa del servizio idrico integrato e che, inizia con due pretrattamenti, la grigliatura e la desabbiatura. Le acque che sono provenienti dalla fognatura vengono sollevate con alcune pompe fino a raggiungere il grigliatore, che si chiama anche rotostaccio. E che cos'è? È una macchina che trattiene tutto il materiale solido di dimensioni superiori al millimetro e mezzo. Quindi tutto ciò che è più grande di questa soglia viene trattenuto e raccolto in un cassone che poi viene trasportato in un centro di smaltimento, quindi viene poi trattato come un rifiuto speciale. A questo punto l'acqua può passare nella vasca di desabbiatura, dove viene eliminata la sabbia. Perché? Perché la sabbia ha un'azione levigante che alla lunga può usurare l'impianto di depurazione. Anche la sabbia viene trattata come detriti fermati dal grigliatore, cioè viene separata, sollevata attraverso una cloche e trasmessa in un cassonetto, dove viene poi trattata da rifiuto. A questo punto l'acqua è filtrata e può proseguire il suo percorso di depurazione nelle vasche seguenti. Ecco, quello che vedete in questa slide è proprio il cuore del ciclo di depurazione e si chiama il trattamento ossidativo biologico. Che cos'è? È la coltivazione in una grande vasca che vedete in questa immagine, che si chiama vasca dei fanghi attivi, di microrganismi. Questi microrganismi che vedete qui al microscopio sono in grado di trasformare le sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue, ad esempio l'ammoniaca o il fosforo, in composti che sono del tutto innocui dal punto di vista ambientale. La cosa interessante è che questi batteri si trovano normalmente nei corpi idrici superficiali, nei corsi d'acqua, nei canali, e già lì loro svolgono la loro azione di depurazione in modo del tutto naturale. Quello che ha fatto l'uomo è semplicemente imparare a utilizzarli ottimizzando e concentrando la loro attività, coltivandoli praticamente. La cosa importante da dire è che per mantenere attivi i batteri presenti nella vasca è necessario fornire loro ossigeno e l'impianto provvede a farlo attraverso un compressore che così crea le microbolle che si possono vedere anche sulla superficie dell'acqua. Qui li intravedete in questa parte dell'immagine. L'aria immessa da questo compressore è calda, però deve essere né fredda né troppo calda, perché avvenga il processo di depurazione la temperatura non deve scendere sotto gli 8 gradi, ma non deve neanche essere di troppo superiore. Il livello di ossigeno che è presente nell'acqua viene costantemente controllato attraverso una sonda e anche in questo caso è una giusta misura e un equilibrio molto delicato. È importantissimo perché che questo livello di ossigeno non sia né troppo basso, altrimenti i microrganismi morirebbero, né troppo alto, perché in questo caso i batteri potrebbero trasformarsi in microrganismi di tipo differente, che probabilmente, anzi che sicuramente non sarebbero altrettanto utili al processo di depurazione, che addirittura potrebbero essere dannosi. L'ultima fase del ciclo depurativo si chiama sedimentazione e avviene in una vasca che ha pianta circolare e a fondo conico, che si chiama appunto centro di sedimentazione. Qui arriva l'acqua dopo aver concluso il trattamento di ossidazione e quindi arriva l'acqua con
una parte dei microrganismi che hanno fatto il loro lavoro nella vasca di ossidazione. Nella vasca di sedimentazione, questi microrganismi sono lasciati liberi di aggregarsi tra loro. A questo punto, quindi, cosa succede? I corpi, che sono formati dall'aggregazione dei batteri e che vengono chiamati fiocchi, sono più pesanti dell'acqua e per questo tendono a sedimentare, cioè a cadere sul fondo della vasca, mentre l'acqua occupa la parte superiore. Allora, lo vedete in queste immagini, dove vedete delle macchie marroni. Queste sono i cosiddetti fiocchi, cioè l'aggregazione dei microrganismi. Vedete che in questa seconda immagine, alla parte centrale dove c'è l'acqua e si intravedono anche i fiocchi, si aggiunge una canaletta a lato in cui passa esclusivamente acqua, quindi la parte di microrganismi e i cosiddetti fiocchi rimangono alla parte centrale. Questa, quella che vedete uscire da queste canalette laterali, è acqua che ormai è perfettamente pulita. Quindi, da questa canaletta, quest'acqua viene trasportata all'esterno dell'impianto, il più delle volte in un canale, attraverso il quale ricomincia il suo viaggio nel ciclo idrologico naturale e quindi anche nel servizio idrico gestito dall'uomo. Allora, prima di riepilogare, le varie fasi del servizio idrico integrato, vi dico solamente in modo molto rapido che sul quaderno didattico della scuola dell'acqua, in particolare nella sezione che si chiama Sicurezza e qualità dell'acqua, troverete alcune pagine di approfondimento sui controlli che la legge impone rispetto alla qualità delle acque reflue e sulle diverse modalità con cui il gestore è chiamato a controllare che le acque che escono dai propri impianti di depurazione siano non dannose per l'ambiente. Queste sono le pagine che trovate sul quaderno didattico. Dopodiché, mi piacerebbe riepilogare molto velocemente i passi che abbiamo fatto fino adesso. Siamo partiti dalla captazione, che è l'azione di prelievo dell'acqua tramite i pozzi. Siamo passati dalla potabilizzazione, cioè la disinfezione dell'acqua. Siamo passati all'adduzione e alla distribuzione, e qui dentro vi ricordate c'era anche l'accumulo con i serbatoi pensili, le centrali e le vasche di stoccaggio, scusate. Dopo l'utilizzo, che è idealmente qui, si passa alla fognatura, dalla fognatura c'è il ciclo depurativo e dopo il ciclo depurativo l'acqua viene restituita in natura, dove può tornare, come abbiamo visto, anche tramite infiltrazione a ricaricare le falde naturali e da qui si ricomincia il giro. A questo punto vi faccio una domanda, che è questa. Chi gestisce tutte queste attività nel vostro comune? Allora, a questo punto dovreste saper rispondere. È esattamente Emilia Ambiente. Però adesso arriva un colpo di scena. Se io vi scrivo questo, cioè se io vi scrivo Emilia Ambiente sei tu, che cosa voglio dire secondo voi? Voglio dire questo. Voglio dire che Emilia Ambiente è una società pubblica, cioè i suoi proprietari sono proprio i comuni per cui essa lavora. Quindi Emilia Ambiente è una società per azioni, i cui proprietari, i cui azionisti sono i comuni che Emilia Ambiente serve. Ok? La domanda successiva è questa: chi è che ha deciso che è Emilia Ambiente a gestire il servizio idrico integrato del vostro comune? Sapete che ci sono altri gestori, cioè ci sono altre aziende che fanno lo stesso lavoro di Emilia Ambiente. Ad esempio, nella provincia di Parma ci sono Montagna 2000 che opera nella zona dell'Appennino e c'è Iren che opera, ad esempio, sul comune di Parma. Chi è che ha deciso che è Emilia Ambiente che gestisce il servizio idrico integrato di Fidenza, di Salsomaggiore e degli altri 9 comuni? Allora, per rispondere dobbiamo fare un piccolo passo indietro, cioè io vi devo spiegare che in Italia il servizio idrico integrato è una materia che viene regolata da 2 soggetti diversi. Il primo è lo Stato italiano e il secondo sono le regioni, nel nostro caso è quindi la regione Emilia-Romagna. Lo Stato si occupa di servizio idrico integrato tramite ARERA, che è l'acronimo dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente.
E la Regione Emilia-Romagna si occupa di servizio idrico integrato tramite ATERSIR, che è acronimo di Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti. Torniamo quindi alla domanda che vi ho fatto prima. Chi è che ha deciso che è Emilia Ambiente a gestire il servizio idrico di quei comuni? Adesso vi posso rispondere che Emilia Ambiente ha ricevuto questo compito da ATERSIR, cioè l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti. Tra l'altro ATERSIR ha stabilito che questo incarico scadrà nel 2025. Guardiamo meglio. ATERSIR, come vi ho già detto, è un'emanazione della Regione Emilia Romagna, ma la cosa interessante è che è costituita da una rappresentanza dei comuni della regione, quindi di fatto sono sempre i comuni a decidere anche le regole di gioco in questa veste, cioè in ATERSIR. ATERSIR fa essenzialmente tre cose. La prima è quella che abbiamo appena detto, cioè affida ai gestori il servizio idrico di un territorio. La seconda cosa è definisce anche il piano investimenti del gestore. Che cos'è il piano investimenti dei gestori? Sono tutte quelle opere che i gestori devono realizzare per mantenere e migliorare l'efficienza del servizio. Quindi, ad esempio, nuovi depuratori, manutenzione delle reti d'adduzione, sostituzione di tratti delle reti di distribuzione, manutenzione delle fognature, eccetera, eccetera. Poi ATERSIR fa anche un'altra cosa che però torneremo a vedere dopo, perché adesso vi chiedo un'altra cosa. Se è ATERSIR a decidere che è Emilia Ambiente o un altro gestore a dover gestire il servizio idrico integrato di un determinato comune o gruppo di comuni, chi è però che decide quanto costa la bolletta dell'acqua? Allora, ricordatevi quella slide di poco fa in cui vi dicevo che il servizio idrico integrato in Italia è una materia che viene normata dallo Stato e dalle regioni. ATERSIR è un'emanazione della regione, lo Stato opera attraverso ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, ed è proprio ARERA che decide il modo in cui si stabilisce la tariffa del servizio idrico. Allora, l'autorità è un organismo indipendente che regola e controlla il servizio idrico a livello nazionale e ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori promuovendo la concorrenza, l'efficienza del servizio e la diffusione di un servizio di qualità. Questa è la risposta che interessa a noi, cioè è proprio ARERA che definisce il metodo tariffario, cioè le regole attraverso cui viene calcolata la tariffa del servizio idrico in tutta Italia. Quindi a volte si sente dire qualcosa del genere: ah, la bolletta dell'acqua costa troppo, Emilia Ambiente sono dei lazzaroni, oppure ah, la bolletta dell'acqua costa troppo, il sindaco è un lazzarone. Ora voi sapete che in realtà le cose non stanno così, non sono mai così semplici le cose. Ora voi sapete che le regole attraverso cui si arriva a calcolare la tariffa del servizio idrico non le stabilisce né il gestore, cioè in questo caso Emilia Ambiente, né direttamente il comune, ma sono stabilite a livello nazionale dall'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. Quindi ARERA stabilisce le regole del calcolo e poi è ATERSIR a controllare che i gestori applicano correttamente quelle regole. Vi ricordate che prima vi avevo detto ATERSIR fa tre cose. La prima è affidare la gestione del servizio di un determinato territorio a un determinato gestore. La seconda è stabilire e approvare il piano investimenti di quel gestore. La terza è esattamente questa, cioè controllare che sul proprio territorio ogni gestore applichi correttamente il metodo tariffario definito da ARERA. Lo dico ancora una volta, ARERA stabilisce le regole di calcolo della tariffa, ATERSIR vigila in modo che i gestori applichino correttamente quelle regole. Ok, ora per avere il quadro completo vi manca soltanto un tassello che è esattamente questo, cioè come funziona il metodo tariffario definito da ARERA?
Allora, faccio una premessa. Voi dovete immaginarvi che questo metodo è una formula ed è una formula molto complicata. Ragione per cui se dovessi spiegarvi come funziona il metodo tariffario nei dettagli, non mi basterebbe forse una settimana di lavoro e non so se riuscirei a arrivarci in fondo perché è veramente molto complesso. Ci sono molte parti, molte voci, è complesso. Però c'è un meccanismo che sta al di sotto del metodo, c'è la logica del metodo che è invece abbastanza semplice da raccontare. E adesso provo a farlo. Voi dovete ricordarvi che il metodo tariffario stabilito dall'autorità dice che la tariffa deve assicurare la copertura di due aspetti. I primi sono i costi per la realizzazione del piano investimenti. Il secondo sono i costi di esercizio del gestore. Allora, adesso provo a spiegarvelo un po' più semplicemente. Cosa significa la copertura integrale? Significa che secondo l'autorità la tariffa deve sostenere, il gestore con le entrate della tariffa deve riuscire a coprire queste due voci di spese. Quali sono queste due voci di spese? I primi sono i costi per la realizzazione del piano investimenti. Vi ricordate che prima vi ho raccontato che cos'è un piano investimenti? È l'insieme dei lavori che sono necessari per mantenere gli impianti che servono al servizio, scusate, servono al servizio comunque, per mantenere gli impianti e le infrastrutture in condizioni ottimali e quindi garantire un buon servizio idrico. Okay? La seconda voce sono i costi di esercizio del gestore. Ovvero Emiliambiente è un'azienda, ha del personale che va pagato, Emiliambiente utilizza dell'energia per far funzionare i propri pozzi, i propri impianti, questa energia va pagata. Non solo, Emiliambiente per fare degli investimenti dovrà andare dagli istituti di credito, cioè dalle banche, e dovrà farsi fare dei prestiti perché non subito avrà i soldi necessari, le entrate dalla tariffa necessarie a costruire invece subito un impianto che serve in quel momento, che serve subito. Quindi, riepilogando, ve lo ripeto, il metodo tariffario stabilito dall'autorità dice, detta, la necessità che il gestore con le entrate della tariffa riesca a coprire due voci di costo, cioè a sostenere due tipi di costi. Il primo è la realizzazione del piano di investimenti e il secondo sono i propri costi di esercizio. Adesso qua io avevo provato in questa frase a dirlo in un modo diverso, ovvero sono il piano investimenti del gestore e il suo piano economico-finanziario a determinare la tariffa che per legge deve coprire tutte queste voci di spesa. Ricordatevi che c'è anche Atersir, ovvero non è che il gestore decide in maniera assolutamente autonoma, indipendente e arbitraria il proprio piano investimenti, ma c'è Atersir che lo approva e quindi verifica a tutela dei cittadini che il piano investimenti sia un piano investimenti utile e corretto. Allo stesso modo non è che il gestore ha un piano economico-finanziario assolutamente indipendente e, come posso dire, impermeabile e deciso in maniera univoca. No, Atersir approva il piano economico-finanziario del gestore. Quindi vedete che il sistema è ben bilanciato in modo tale che l'operato del gestore sia sempre sotto controllo. Allora, capisco bene che la faccenda è abbastanza complicata, però vi prego di prestare l'ultimo grammo della vostra attenzione perché con questo schema provo a riepilogarvi il tutto e poi abbiamo finito. Allora, questa è Atersir, ok? Quindi l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti. Questa che vedete è Emiliambiente. Qui non c'è il logo, ma c'è ARERA, cioè l'autorità, regioni e Stato. Allora, chi fa cosa? Atersir, cioè l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, stabilisce il piano investimenti di Emiliambiente, cioè dice, allora, per avere un servizio idrico adeguato nei territori degli 11 comuni che io ho deciso che tu servi, tu dovrai fare questo elenco di opere quest'anno, questo elenco di opere l'anno prossimo, eccetera, eccetera. Per poter fare questo piano investimenti,
Emilia Ambiente ha un piano economico-finanziario, cioè ci sono dei costi operativi, ad esempio il costo del personale, ci sono delle tasse e ci sono degli oneri finanziari, cioè i costi che servono per accedere al credito agli istituti bancari. Ora, questo piano economico-finanziario viene approvato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, quindi Emilia Ambiente non può fare quello che vuole, non può gonfiare i propri bilanci, perché tutti questi vengono approvati da Atersir. Allora, finora abbiamo detto che Atersi stabilisce che il gestore deve fare un determinato piano investimenti e approva il piano economico-finanziario attraverso cui il gestore può fare questi investimenti e gestire appunto il servizio. Il metodo tariffario di ARERA che cosa stabilisce? Che l'insieme dei costi legati al piano investimenti e l'insieme dei costi del piano economico-finanziario del gestore debbano essere coperti dalla tariffa. Quindi possiamo dire, come abbiamo detto nella slide precedente, che il piano investimenti e il piano economico-finanziario sono quelli che determinano la tariffa. Non è finita perché il calcolo della tariffa avviene sotto l'occhio vigile di Atersir, che vigila e approva la tariffa del gestore, verificando e vigilando il fatto che sia rispettosa del metodo tariffario stabilito da ARERA. Ora, prima di chiudere, volevo tornare con voi alla primissima domanda che vi ho fatto. Ve la ricordate? Era molto semplice, ma non era semplice in realtà, ed era quanto costa l'acqua del rubinetto. A questo punto, se mi avete seguito bene, voi dovreste essere in grado di capire che era una domanda formulata male. E la domanda corretta è non quanto costa l'acqua, ma qual è la tariffa del servizio idrico integrato e non qual è la tariffa del servizio idrico integrato genericamente, ma qual è la tariffa del servizio idrico integrato nei comuni serviti da Emilia Ambiente. A questo punto siete stati così bravi che vi meritate una risposta. La risposta è questa: la tariffa media che viene praticata oggi da Emilia Ambiente, secondo le disposizioni dell'autorità e approvata da Atersir, che come abbiamo visto prima vigila sul fatto che i gestori applichino il metodo tariffario correttamente, è di circa 2,30 euro al metro cubo più IVA. L'ultima cosa che vi mostro è questo raffronto, cioè l'idea è guardiamoci un po' intorno. Se in Italia indicativamente prendiamo la tariffa che viene applicata a Roma, come siamo messi nelle altre capitali europee? Allora, lo vediamo subito. A Roma si parla di dollari al metro cubo, attenzione, quindi non è più euro, come dicevamo nella slide precedente. Sono 1 dollaro e 35 centesimi a Roma. A Londra come va? A Londra si sale perché sono 3 dollari e 66 centesimi. C'è poi Parigi. A Parigi si sale ancora perché sono 3 dollari e 91 centesimi. Per arrivare addirittura a Berlino, dove la tariffa è di circa 6 dollari e 3 centesimi. Ora voi potreste pensare, ah, allora noi in Italia siamo fortunati, no? Nel senso, altrove si paga di più. Però fate attenzione, perché se mi avete seguito bene, specialmente nell'ultima parte di questa lezione, avete capito che la tariffa copre gli investimenti. Quindi significa che dove la tariffa riesce a essere più sostanziosa, ovviamente nel rispetto delle capacità economiche di quel popolo, dove la tariffa riesce a essere più alta, allora si riescono a fare anche maggiori investimenti e quindi il servizio probabilmente è in grado di beneficiare di questi investimenti, anzi sicuramente lo sarà. Quindi diciamo che una tariffa più
più bassa della media europea non è necessariamente indice del fatto che noi siamo più fortunati, ma anzi potrebbe voler dire che in Italia ci sarebbe bisogno di fare molti più investimenti di quelli che si fanno adesso, specialmente in alcune zone d'Italia, ad esempio nel sud Italia, dove il divario è abbastanza evidente dal punto di vista dell'efficienza del servizio e della capacità di gestione con le infrastrutture esistenti. Ragazzi, eccoci, adesso abbiamo davvero finito, io vi lascio, però prima vi volevo ricordare che sul sito di Emilia Ambiente, che è www.emiliaambiente.it, nella sezione dedicata alla scuola dell'acqua trovate sia le slide che abbiamo utilizzato in questa lezione e sia nel quaderno didattico di Emilia Ambiente gli approfondimenti, quindi i testi completi anche di certe cose che avete sentito raccontare dalla mia voce, ma che non erano presenti nelle slide. Vi ringrazio, spero di avervi dato uno strumento utile e spero di vedervi presto nelle scuole.